Ciao ragazzi, il video di oggi lo voglio iniziare con una domanda. Vi è mai capitato di vedere con la coda dell'occhio un'ombra scura che per un attimo, solo un attimo, vi è sembrata la figura di un uomo? Ebbene, se questo dovesse esservi accaduto, sappiate che siete stati protagonisti di quello che gli studiosi del paranormale definiscono un evento soprannaturale, anche se non mancano teorie scientifiche che potrebbero spiegare il fenomeno logicamente. In questo video vi parlerò degli uomini ombra, di quello che si dice su di loro, ma senza dimenticare la versione scientifica, che è ben lontana da quella paranormale. Come spesso faccio, cercherò di rimanere neutrale, almeno all'inizio, per poi dirvi la mia opinione nelle conclusioni. Ecco quindi il mistero degli uomini ombra. Come dicevo, il fenomeno degli uomini ombra è documentato da secoli. La maggior parte dei racconti che li vedono coinvolti parlano di figure umanoidi, prive di bocca o occhi e dall'aspetto inquietante. In generale vengono descritti come una presenza distorta, priva di una forma definita. I loro movimenti sono spesso rapidi e disarticolati e sono capaci di attraversare le pareti. Chi è stato testimone del fenomeno degli uomini ombra dice che appaiono per lo più nella propria visione periferica e che spariscono nel momento in cui avvertono di essere osservati direttamente. Nonostante questo, però, esistono persone che affermano di averli visti con la loro visione centrale, molto vicina a loro, rimanendo immobili durante alcuni secondi prima di sparire nel nulla. Sono incontri che provocano paura e sembra che negli ultimi anni le persone protagoniste di questo fenomeno siano aumentate considerevolmente. Ma da dove vengono? Cosa sono esattamente? Stephen Wagner, un esperto di fenomeni paranormali, ha elaborato una serie di teorie per spiegare chi siano realmente queste entità. La prima di queste è che si tratti di fantasmi, capaci di assumere una figura quasi umana, di materializzarsi agli occhi dei viventi sotto forma di nebbia, una nebbia oscura, confusa con un'ombra, per l'appunto. La seconda teoria è che si tratti di entità demoniache. Sono associate infatti in molti casi a una sensazione di energia negativa che ha portato alcuni investigatori a speculare in merito alla loro natura maligna. La terza teoria gli vede attribuire il titolo di esseri interdimensionali. Per capirci meglio, Wagner si basa sull'ipotesi scientifica che esistano altre dimensioni rispetto alla nostra. Se davvero esistono dimensioni parallele, da chi sono abitate? È possibile che gli esseri che le abitano abbiano trovato un modo per accedere alla nostra dimensione e materializzarsi ai nostri occhi. La quarta teoria li considera corpi astrali. In poche parole, gli uomini ombra sarebbero l'essenza di persone in grado di lasciare il proprio corpo durante un viaggio astrale. Wagner dice che il corpo astrale è la controparte spirituale del corpo fisico. Secondo lui e molti altri studiosi del paranormale, il nostro corpo sarebbe composto da materia astrale e materia fisica. Gli uomini ombra sarebbero l'energia che lascia il corpo fisico durante una proiezione astrale. E per ultimo, esiste anche la teoria che gli uomini ombra siano in realtà extraterrestri. Alcuni esperti del tema ricordano che le vittime di abduzioni hanno raccontato in più occasioni che gli extraterrestri sono in grado di apparire e sparire rapidamente e addirittura di attraversare le pareti. Gli uomini ombra, quindi, potrebbero forse venire da un altro pianeta? Ebbene, queste sono tutte le teorie esistenti in merito al fenomeno dal punto di vista del paranormale. Ho dovuto riassumerle in breve per evitare di allungare eccessivamente l'argomento, ma cercando informazioni in internet su ognuna di esse troverete moltissimo materiale che possa chiarirvi le idee o soddisfare le vostre curiosità. Certo, per uno scettico, come me d'altronde, sembrano teorie abbastanza assurde e fantasiose, ma non si può negare che il fenomeno degli uomini ombra sia davvero diffuso e frequente. Quindi l'argomento in sé merita di prendere in considerazione tutte le ipotesi esistenti, anche quelle che a prima vista possono sembrarci più assurde. Passiamo ora alle teorie scientifiche. Diversi specialisti in psichiatria hanno preso in considerazione il fenomeno e hanno elaborato una teoria per spiegarlo. In particolare, gli psichiatri Claire Oakley e Amit Malik, insieme all'esperta in paralisi del sonno Shelley Adler e il dottor Herbert Covey,
si sono soffermati molto sull'argomento, anche per smentire le moltissime teorie paranormali, per l'appunto. Oakley e Malik affermano che in un momento della nostra vita, in cui siamo emozionalmente alterati, possiamo essere vittime di allucinazioni, senza rendercene conto, soprattutto in condizioni di luce scarsa, per esempio quando camminiamo per una strada poco illuminata o ci troviamo in casa con quasi tutte le luci spente. Le emozioni confuse, l'ansia o una paura momentanea possono amplificare il fenomeno e farci vedere forme che non esistono. Covey, invece, associa il fenomeno ad alcune droghe, per esempio la metanfetamina, ma non perché questa sia di per sé allucinogena, ma perché interferisce con il ciclo normale del sonno. La privazione di sonno sarebbe la prima responsabile di queste allucinazioni visive. In ogni caso, la condizione dove gli uomini ombra appaiono più spesso è quella di cui vi parlai diverse settimane fa qui sul canale, ossia la paralisi del sonno, l'incapacità momentanea di muoversi in una fase tra il sonno e la veglia. Durante questi episodi, che provocano nella maggior parte dei casi una grandissima ansia, la realtà appare distorta ed è in questo momento che possiamo essere vittime di una allucinazione e vedere gli uomini ombra. Fin qui mi sembra che la spiegazione scientifica abbia una base molto solida, ma lascia spazio anche a qualche dubbio. Per esempio, se sono vittima di questo fenomeno ed emozionalmente non sono alterato, non ho assunto droghe e non sono stato vittima di un episodio di paralisi del sonno, a cosa si deve l'apparizione degli uomini ombra? Mi sembra una domanda più che legittima. Quindi la scienza si spinge oltre. Ed esiste un'altra teoria che spiega il fenomeno come un semplice meccanismo involontario della nostra mente. L'occhio umano percepisce le immagini proiettate sulla retina, che contiene due tipi di cellule sensibili alla luce, i coni e i bastoncelli. Quest'ultimi sono più numerosi dei coni, circa 120 milioni di bastoncelli per 6,5 coni, e sono molto più sensibili alla luce. I coni sono ubicati principalmente nella zona centrale dell'occhio e sono responsabili della visione del colore. I bastoncelli invece sono dispersi sul resto della retina, con una minor densità mano a mano che ci allontaniamo dal centro. Vengono usati maggiormente nella visione periferica e per identificare il movimento. Quindi, quando stiamo osservando un oggetto e qualcosa si muove vicino a noi, lo possiamo percepire con la visione periferica, ma non definire. In pratica l'immagine è una semplice ombra in movimento. La suggestionabilità, poi, completa il lavoro e ci fa credere di aver visto una figura umana. Adesso che abbiamo visto le due facce della medaglia, è arrivato il momento di dirvi cosa ne penso io. Chi mi conosce bene sa che sono scettico, ma che ho sempre affermato che non tutto può essere spiegato logicamente e che a volte le spiegazioni scientifiche possono apparire un po' forzate. Ma in questo caso, no. Vale a dire che io stesso sono stato molte volte protagonista in prima persona del fenomeno e lo studio da parecchio tempo, ma la conclusione a cui sono arrivato è molto più vicina a quella scientifica. Credere al paranormale non è sinonimo di essere ingenui o creduloni. In effetti esistono molti fenomeni che la stessa scienza ha ammesso di non poter spiegare in nessun modo e di fronte a questo si è fatta da parte. Sia come sia, l'opinione più importante in questo caso è sempre la vostra. Cosa ne pensate degli uomini ombra? Sono un fenomeno paranormale o possono essere spiegati scientificamente? Fatemi sapere la vostra opinione in un commento. Prima di finire, lancio la sfida dei like. Se questo video dovesse arrivare almeno a 10.000 like, ne preparerò uno in futuro sui differenti tipi di extraterrestre esistenti. In questo video li abbiamo solo accennati, quindi se ti piace l'argomento non dimenticarti di lasciare il tuo like. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'inspiegabile.